Buona Pasqua a tutti. Questo è quello che vi posso dire. L'unica cosa positiva è che boh, adesso è Pasqua, festa, ci riposiamo un paio di giorni. Ma nemmeno positiva perché poi c'è il Covid, c'è la zona rossa, non si può uscire, non si può fare niente. Quindi non ce ne sono le cose positive. I derby li vinciamo sempre all'ultimo. Oggi ero assolutamente dell'idea che non sarebbe stato così. Cioè, io non so, vi giro la domanda: qualcuno di voi si sentiva di poter vincere questo derby all'ultimo minuto? Io forse mi porto via sto punto. Forse questo 2-2, questo pareggio me lo porto a casa. Perché pensavo di perderlo. Ero convintissimo di perderlo. Ragazzi, c'è OneFootball. Qui sotto in descrizione scaricatevelo se state cercando un'applicazione che vi possa tenere compagnia e vi possa anche magari far sognare in una nuova stagione, perché ormai questa penso che non sia più la nostra stagione, che ha il mercato e tutte le notizie. Scaricatelo, è gratis. Mi tolgo subito la cosa grossa perché so che in tanti in questo momento magari lo state pensando. Io lo so che tanti in questo momento vogliono l'esonero di Andrea Pirlo. Io ragiono come ho sempre ragionato con tutti gli allenatori. Io credo che a stagione in corso sia stupido dare un giudizio generale e che sia sempre necessario arrivare a fine stagione per poi valutare l'insieme delle cose, ma c'è sempre stata una scappatoia in questo mio ragionamento. È sempre una roba che cercavo di mettere in evidenza quando facevo questi ragionamenti, e cioè se arrivi a un punto in cui è palese che le cose stanno andando talmente tanto male, c'è continuità nel far andare male queste cose, non è più una tantum. L'idea della Juve è sempre finire stagione con l'allenatore, ma se si arriva a un punto in cui magari la squadra non lo segue più, l'allenatore stesso ha perso l'andamento della squadra, non mi meraviglierebbe un cambio o un ripensamento. Ora, è difficile probabilmente immaginarsi la Juventus che in questo momento non ci mette più Pirlo in panchina per le ultime partite dell'anno, perché se proprio devi cambiare allenatore, probabilmente ci fai un progetto, un investimento e lo inizi da inizio anno. È anche vero che se le cose poi vanno male, qualcosa devi fare. Cioè, nelle ultime due partite abbiamo fatto un punto tra Torino e Benevento. Questa cosa è clamorosa. Sono due squadre che lottano per andare in Serie B. Mercoledì c'è il Napoli. Sono abbastanza convinto, poi magari appena carico questo video Pirlo viene esonerato, sono abbastanza convinto che Pirlo sarà ancora l'allenatore della Juve andare a mercoledì che mangerà la colomba. È uno scontro diretto per la Champions League, è una roba che vi ho detto qualche tempo fa. Guardiamoci anche dietro. Quando si parlava di scudetto, continuavo a dirvelo, guardiamoci anche dietro. Perché vedendo l'andamento di questa squadra, vedendo quanto questa squadra ha degli alti e bassi clamorosi, le famose minchia, è stata la montagna russa di Wayne, guardiamoci anche dietro. Poi secondo me è anche stupido poi andare ad attribuire tutte le colpe a Pirlo, perché è evidente che non siano tutte sue. Ne ha, perché anche in questa partita secondo me ne ha, ne andremo a parlare nel dettaglio domani con le pagelle, ne ha. Pirlo ha delle colpe, cioè chi dice di no mente a se stesso. Ma penso che anche lo stesso Pirlo sia consapevole del fatto che ha delle colpe. Io le cose più eclatanti è. Cioè, non si può iniziare con questo schieramento e finire con questo schieramento, e se cambi qualcosa cambi solo l'interprete e lo sposti nella stessa casellina. Cioè, non si può. La Juve inizia anche molto bene sta partita. Poi a un certo punto, boom, scoppiamo. O scoppiamo e iniziamo bene, poi prendiamo gol e ci spegniamo. Oppure prendiamo un altro gol e ci accendiamo. Ma è normale. Però ripeto, non è solo Pirlo che ha delle colpe. Il primo gol lo prendiamo con Danilo che fa un rinvio centrale e Mandragora chiede da casa sua e Szczęsny che fa una roba strana. Secondo gol lo prendiamo perché Kulusevski fa un retropassaggio mentre stiamo salendo e Szczęsny prende un altro gol sul suo palo. Vabbè, per quanto Pirlo abbia. Cioè, guardatelo, lo sto guardando adesso il gol di Kulusevski. Il 2-1 del Toro che gli regala Kulusevski e Szczęsny. Ma guardate Kulusevski cosa fa! E guardate Szczęsny come prende i gol! Ma guardate! Ma guardate! Ma può essere una cosa logica? Cioè, di là dell'allenatore e delle colpe che ha l'allenatore, e alla fine, se qualcuno si deve prendere le colpe, è facile dare all'allenatore, abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Ma viene il magone a parlare di queste robe! Ma vediamo cosa facciamo in campo! E perché i giocatori a un certo punto iniziano a fare la partita?
perché inizia a un certo punto a fare la partita prendendo la sberla? Allora vuol dire che c'è qualcosa, c'è un tiramento di culo generale per giocare 90 minuti? Ci sono degli, stiamo pensando a che cosa andiamo a fare stasera quando arriviamo a casa, che serie ci guardiamo su Netflix? Cosa stiamo pensando? Cosa mangiamo domani a Pasqua? Qual è il pensiero dei giocatori della Juventus quando si spengono? Ci sono dei momenti di blackout. Ripeto, io stasera ho avuto paura di perderla contro il Toro, che è 17° in classifica, che deve salvarsi. L'abbiamo persa come evento in casa nostra. È per quello che l'altro giorno ero incredulo, e quando commentavo il festino dei tre dell'Ave Maria dicevo: ma santo il Signore, ma se io ci sto così male per la Juventus e vedo che la Juventus sta andando male, ma questi che la vivono intensamente tutto il giorno devono anche fare i coglioni? E ve lo dicevo il video che ho fatto l'ultima volta e vi riassumevo tutte le colpe e il perché fosse grave. È grave anche a livello sportivo, perché la non convocazione di McKennie, Arturo e Dybala, lasciando stare che probabilmente qualcuno non avrebbe neppure giocato al primo minuto, se non forse nemmeno tutti e tre dal primo minuto, ma chi ci ha perso? Loro che sono a casa con una multa da pagare e sono fuori rosa e non credo che stiano piangendo? O ci ha perso la Juventus perché ha perso dei giocatori che fanno parte della rosa e sono dei giocatori importanti nei vari ruoli e ci è mancato anche magari il loro apporto e ci abbiamo perso noi tifosi? Ci abbiamo perso noi tifosi, non sto dicendo che è sbagliato non convocarli, perché è giustissimo dare una punizione, ma il fatto che la gente mi continuasse a dire però nel loro privato fanno quello che vogliono, no, perché poi la ripercussione cade sul campo e cade su di te che stai tifando Juventus, e questo pareggio col Toro può essere anche ripercussione di quello e del gruppo che viene sfaldato da quello che si è passato in queste settimane. Io, ragazzi, cioè, cerchiamo di arrivare in Champions League. Avrei mai pensato il 3 di aprile di dirvi cerchiamo di arrivare in Champions League? No, il rischio di non arrivare in Champions c'è sto rischio, che vergogna, c'è sto rischio. Siamo quinti, siamo quinti dietro al Napoli, pari punti, siamo dietro l'Atalanta, siamo dietro il Milan, possiamo arrivare con la vittoria a 59 punti e scavalcarli. Bisogna vincerla però. Ed è mercoledì. E se continuiamo a fare questi errori grossolani prendendo i gol veramente perché siamo dei polli. Cioè prendendo i gol perché siamo dei polli. Siamo degli errori, dei dettaglini di errore che sembra che la prima volta che giochiamo a pallone nella nostra vita. Non ci mettiamo la malizia. Non ci mettiamo la voglia. Sui 90 minuti. Non ci mettiamo la cattiveria. Dove vogliamo andare? Non è un discorso del devo comprare quel giocatore là perché tecnicamente mi fa girare il pallone in un certo modo, mi fa giocare. Non ci mettiamo noi la voglia di giocare a calcio, la gioia di poter giocare nella Juventus. Andiamo a giocare noi tifosi, ne facciamo 11 su 60 milioni di italiani, saranno 5-6 milioni di juventini? Su 5-6 milioni di juventini, ne facciamo 11 che andiamo a giocare con la voglia? Fine la stagione con la voglia? Io non so, tanto vedo delle cose. Ci sono dei giocatori pronti e dei giocatori non pronti, ma ci sono anche dei giocatori con la voglia e dei giocatori senza voglia. Io passo una Pasqua arrabbiato, sperando che mercoledì col Napoli, sta famosa partita che è ora anche di giocarla, sta famosa partita, di non vedere delle altre cose di questo tipo, perché poi io non so neanche dargli una spiegazione logica e coerente a quello che mi tocca vedere quest'anno. Oh ragazzi, forza Juve! Forza Juve, perché se no sostieni quando perde, facile farlo quando si vince. Però ci sono dei problemi evidenti in questo momento. E nasce tutto da un momento da cui poi va tutto male. Io ho iniziato ad annusarla nel ritorno in Coppa Italia con l'Inter. Quella brutta partita che avevamo fatto, però ho detto vai, magari una tantum. Però poi ripeti gli stessi errori. Cioè, Kulusevski ha fatto due volte questo errore. Con la Lazio che la regala Correa e oggi che la regala Sanabria. Arturo e Bentancur fanno due volte lo stesso errore tra Champions League e Benevento. Il fatto che non mettiamo fuori la palla laterale ma lo facciamo in centrale, io gioco negli amatori, cazzo, lo facciamo. Ogni tanto prendiamo anche noi perché siamo scarsi, però più delle volte lo facciamo, perché una cosa è che ragioni, il portiere che prende gol sul suo palo anche lì, lo vedo negli amatori, speravo non nella Juventus. La voglia ce l'abbiamo più noi forse, negli amatori, la categoria più bassa del calcio. Oh, ragazzi, buona Pasqua anche a voi, ci vediamo domani con le pagelle, così vi faccio andare di traverso anche il pranzo di Pasqua. Stasera non ceno.
C'ho, non c'ho fame.